Questo non me lo meritavo, perché io non sono abituato. Tutto vostro. Io non sono abituato. Ci proverò, ma non assicuro nulla a nessuno e chiedo scusa a chi non interesserà questo video, problemi vostri, cambiate Inizia. canale, però se no pigliatevelo. Allora, come mettiamo a posto tutta questa roba? Intanto la Silvietta ha già fatto un po' di ordine nel frigo. Quindi diamo a Silvia quel che è di Silvia. Uno. E due. Regola numero uno, come abbiamo appena visto, ordine. E in questo caso non c'è. Una delle cose più importanti da fare prima di mettere qualsiasi cosa in frigo, intanto è lavare bene la roba, soprattutto zucchine, melanzane, spesso e volentieri hanno molta terra. Quello che faccio io personalmente è lavare bene l'acquaio, buttare tutto dentro l'acquaio e via via lavare ogni singolo pezzo. È qualcosa di non richiede troppo tempo. L'importante è che non siano pomodorini, lì fatevi il crocione e in bocca al lupo. Detto questo, un'altra cosa importante invece salva spazio è come nel caso, per esempio, del broccolo romanesco. Si chiama broccolo, vero? Non mi prendi in giro? Ok, spero si chiami broccolo romanesco. Non lo so, io lo mangio, è buono, voi fidatevi. Comunque, qual è il discorso? È togliere la maggior parte di queste foglie? Sì, ok. In modo tale che non sia troppo voluminoso e diciamo. Si possono anche mangiare, ma non c'è bisogno di mangiarne 30, basta avere 3 o 4 pezzetti di queste foglioline. Se non le volete eliminare proprio tutte perché è un spreco eccessivo. Una cosa utile invece riguardo alla disposizione è mettere principalmente le cose meno stabili nei cassetti. In questo caso io farò uno spostamento perché la Silvia ci ha messo il radicchio e i finocchi, che sono due cose che infatti sono molto stabili. E quindi andrò a mettere i pomodori, che sono soprattutto i pomodorini, i datterini, i ciliegini e quant'altro. Quelli è un disastro se non si mettono nel recipiente. Quindi o grandi ciotole oppure mettiamo nei due cassetti. Andiamo a fare ordine nel frigo ora. Per ridurre al minimo gli sprechi di energia, io quando vado a riorganizzare il frigo e mettere tutto dentro, preferisco spengerlo perché cerco di essere veloce, ma almeno non abbiamo grossi sprechi. Quindi iniziamo. Le uova lì. C'è uno scompartimento apposta, le uova me le vanno a mettere lì. Silvia. Ok, ora il frigo è stato svuotato e quindi andiamo a rifare un po' il tutto. Allora, in questo caso, come vi dicevo, una delle cose più stabili sono i finocchi. I finocchi la cosa migliore è tenerli in piedi e quindi trovare lo scompartimento in cui vanno. In questo caso non sono, sono troppo alti, quindi quello che faccio è limare questa parte superiore in modo tale che vadano nello scompartimento che mi interessa. Io non ho spazio, lo faccio dentro dentro l'acquaio, così che poi tanto pulirò dopo. Come vedete, ora entra alla perfezione e inizio a mettere tutti i finocchi qua. La sistemazione migliore, soprattutto quando sono molto panciuti, è quella di mettere uno sopra e uno sotto, un po' come faccio per gli skir, così che c'entrano, cioè occupano meno spazio. Ah, mi raccomando, una cosa molto importante è non mettere mai insalata o radicchio o qualsiasi cosa con le foglie in fondo al frigo, perché tanto sicuramente vi si congelerà e poi succede un po' un mezzo macello. Vabbè, buttate via banalmente delle foglie inutilmente. Cioè, è meglio, è preferibile piuttosto rimanere qualche centimetro indietro e essere sicuri che le cose con le foglie, gli alimenti con le foglie non toccano il fondo del frigo.
appena ho svuotato il frigo, prima di rimettere tutte le cose dentro in modo ordinato, preferisco comunque dare una pulita sia ai cassetti e preferibilmente anche ai ripiani. Io uso qualsiasi prodotto che vada bene per il contatto con gli alimenti. Non uso sgrassatori e roba varia perché comunque l'importante è igienizzare e non sgrassare o roba varia. Una volta puliti i cassetti, come vi dicevo, in questi scompartimenti io preferisco mettere principalmente i pomodorini, che più o meno mettendoli molto velocemente inizio anche a selezionare quelli più marci, li tolgo in modo tale che non facciano l'acquetta continuando a decomporsi nel frigo. Ora che ho finito di sistemare il frigo, poi ve lo faccio vedere meglio, più nel dettaglio, vado a riaccenderlo e spero intanto che si chiuda, perché non è detto. Però dai, speriamo, 3, 2, 1, tac, perfetto. Qualcuno potrebbe obiettare che non è assolutamente corretto che il frigo sia così pieno. È vero, non vedo l'ora di avere un mega frigo in campagna, lo avremo, anzi ne avremo uno doppio con doppi sportelli, quindi ci sarà il doppio dello spazio, potremo prendere tutta la verdura che ci interessa. E però non ci ha mai dato problemi il frigo, bene o male, non so che grandi problemi potrebbe dare, però non abbiamo mai avuto problemi né di calo di temperature o mal funzionamento nel mantenimento dei cibi freschi, quindi per ora tutto a posto. Ora, dopo aver visto che il frigo si è chiuso senza problemi, vi faccio vedere un po' come l'ho organizzato. Allora, partendo dall'alto, intanto, come vedete, ho rassettato tutte le cose sottili, tipo il salmone affumicato, salumi e quant'altro. Quella zona era già molto in ordine. Ho fatto la zona insalata in questa posizione qua, anche se devo riconoscere che essendo l'insalata molto bagnata è sempre meglio metterla più in basso. Io a questo giro me la sono lasciata per ultima, gravissimo errore. Passando sotto ho dovuto mettere i cachi uno sopra quell'altro, nonostante i cachi siano molto avanti, però ho cercato di farlo in modo delicato, quindi spero che non si danneggino troppo. Dopodiché, qui la chicca, come vedete avevamo i lamponi che portavano via un sacco di spazio, anche questi sono molto fragili e quindi non ci volevo mettere niente sopra, quindi mi sono ingegnato, ho fatto un ripiano di pomodori e sopra ci ho messo i lamponi. Qui, come vi ho fatto vedere all'inizio, sono accatastati tutti i finocchi. Qui ho messo altre cose un po' nascoste. Qua abbiamo i nostri pomodorini e di qua invece il cassetto con il radicchio. Questa è l'unica rimanenza che invece è rimasta fuori dal frigo. Per fortuna d'inverno le temperature ci permettono di tenere anche più cose fuori. Io vi ho fatto vedere come organizzo e qualche tecnica per organizzare il frigo. Io spero di non avervi annoiato e quindi ora vi lascio al proseguimento dei video della Fashions. Hola! Ciao Nini! Ciao a tutti! Ma che proprio si vede. Vabbè, non lo faccio vedere. Quando devo pulire cassetti o i ripiani del frigo uso dei prodotti che fondamentalmente igienizzano, non uso sgrassatori o roba varia, uso prodotti che sono adatti anche per l'apisan. Ho capito, ma non lo volevo dire l'apisan. Preferisco usare quei prodotti che possono essere usati. Puoi dire napisan, per favore? Quando devo lavare cassetti o quando devo lavare i cassetti o i ripiani del frigorifero utilizzo napisan. Sì, vabbè.
Io uso qualsiasi prodotto che vada bene per il contatto con gli alimenti. Non uso sgrassatori e roba varia perché comunque l'importante è igienizzare e non sgrassare o roba varia. Hai visto? Non c'è bisogno di dire Natisan. Ops. Con questi lamponi ho deciso di fare una confettura perché sono veramente molto avanti. Di tutte quelle vaschette, questo è quello che sono riuscita a recuperare. E tra parentesi, avendo acquistato al mercato praticamente questa ciotola, in realtà di più perché nel frattempo qualcosa è stato mangiato, l'abbiamo pagato 2,50 euro. Quindi, a prescindere, qualunque cosa è un ottimo affare. Quindi, confettura. Io la faccio con la pentola a pressione. Questo perché la pentola a pressione permette di fare una cottura come se fosse lunga, però dimezzando i tempi praticamente, e più a lungo si cuoce la frutta, più rilascia pectina e quindi più naturalmente dolce rimane. È facilissima, quindi vado a versare i lamponi dentro la pentola a pressione. Aggiungo acqua. Qui ho un misurino che sono 250. A me la confettura non piace troppo dolce, quindi vado ad aggiungere un pochino di zucchero di cocco. Non misuro, uso questa tazza, metà di questa tazza, giusto per dargli un pochino di dolcezza. E poi, anzi, lo so, non andrebbe fatto, dovrei usare il limone fresco, ma non ce l'ho e non so che cosa farci in questo momento, quindi succo di limone, così sia. Voi usate un limone fresco, non fate come me. Basta, va in cottura. La metto sul fuoco e da quando va in pressione la faccio andare per almeno mezz'ora. Più a lungo va, meglio è. Inoltre, se magari la aprite e vi risulta troppo liquida, chiudetela e riavviatela, così in modo che si raddensi. Quindi. Allora, passati circa... Mettete la presa nell'apposita. 45 minuti, 45-50 minuti. Apro e la consistenza è questa, un po' grumosa perché i lamponi si sono spappolati e ancora un pochino liquida, non troppo però. Quindi ora vado a frullare. Occhio. Da vedere. Ecco appunto. No. Ma come no? Ma come? T'ho preso te. Grazie. Non so da fare. Basta un attimo per fare un macello. Una volta frullata, aggiungo i semi di chia che vanno a agire da gelificante. Quindi aggiungo... No, scusa. Come fanno a gelificare i semi di chia? Si espandono a contatto con i liquidi e quindi creano gelatina. È come quando si fa il latte di... La pozione su un po' di succo. Ah, ma l'abbiamo sempre fatta. È come quando ti faccio il chia pudding. Si incorporano bene i semi di chia e si lascia riposare almeno una notte. Quella perché è un successo po' un po' un caos, quindi sarà meglio che inizio a pulire. Sì. Questo è il risultato. Succede. Se non fai, non succede. Stavo per fare un altro casino, poi ho detto, ma perché non prendo l'imbuto? No, aspetta. Aspetta, ora è troppa. E mo? Così. Uff. Anche con l'imbuto stavo per far casino. Olè! Guarda qua. Che bellezza. Una volta messa nei vasetti, per conservarla bisogna metterla sotto vuoto. Per farlo si deve fare la pastorizzazione per bollitura. Quante cose che so, eh? Tutto grazie a YouTube. Scopro tutto da lì. Qui in mano ho i miei canovacci perché si fa così. Allora, innanzitutto prendere un vasetto che ha il tappo. Sentite? Questo qua che si solleva e scende. Quando sarà sotto vuoto, questo tappo sarà tutto premuto, quindi non farà più questo effetto perché sarà risucchiato dentro. Un consiglio: non mettetene troppa, arrivate sempre intorno al bordo, poi prima di chiuderla pulite
come sono precisina oggi. Oh, vai. E chiudete bene. Bisogna avvolgerlo. Voi potete anche usare meno strofinaccio, ma io è un periodo in cui sto rompendo tutto, distruggendo tutto e facendo un casino ovunque, quindi io lo uso tutto. Sì, si sa mai. Ho preso la mia pentola e l'ho riempita di acqua, ok? Piena fin qua. Adesso ci immergo i due barattoli, accendo il fuoco e lascio sobbollire almeno mezz'oretta. Il canovaccio è molto importante per evitare che si rompano, perché quando l'acqua inizia a bollire i vasetti saltellano e il vetro può rischiare di rompersi sbattendo con l'altro vetro oppure contro il fondo della padella, la pentola. Quindi li ho lasciati sobbollire mezz'oretta, adesso si sono già abbastanza raffreddati. Eccolo qua, vedete come non va più giù. Cioè, sto premendo ma non fa click clock, quindi questo è andato. Dopo tutto questo sbatti direi che è anche ora di gustarla. Quindi merenda time con un bel crostino di pane. Sono stata dal panettiere perché l'ultima volta ho preso il pane dall'Esselunga, non mi ha molto convinto. Il pane non era molto buono, infatti l'ho tostato perché era troppo gommoso e secondo me l'impasto ai cereali non era molto ai cereali perché non aveva quel gusto un po' nutty e molto particolare di quel tipo di pane. Quindi spero che dal panettiere sia migliore. Ta-dan! Vedete la differenza tra questo e quello della settimana scorsa? Ho preso un bel tocchettino a tutti i semi fuori. Spaziale. Spettacolo. Ho preso anche un pezzo che sembra un pan bauletto. Facciamo due fette, dai. Ricottina. A me personalmente piace molto perché è acidula e si compensa benissimo con la ricotta, ma ovviamente se a voi piace più o meno dolce potete aggiungere un drizzle di miele, ad esempio, o dello zucchero durante la cottura.